Enzo Iacchetti, un artista eclettico, un attore, un comico, un cabarettista, un conduttore, ma quale la tua passione? Forse lo so. Sono cantante. Teatro, cantante. Teatro, sì, teatro. Da piccolo mi piaceva cantare, poi ho capito che se la facevo di più, se facevo ridere, allora ho fatto il pop. Non è facile far ridere. No, non è facile, ma già io a scuola ero abbastanza simpaticone della classe. Per cui è stata una strada più semplice, insomma. Ma nei miei spettacoli canto anche, come stasera, ma poi ho fatto dei musical, ho fatto tante cose. In teatro, che è la cosa, come dicevi tu, più profonda nel mio cuore, la mia passione fondamentale, canto, faccio tante cose che magari non riesci a fare in altre discipline. In situazioni anche. Stasera un'intervista confidenziale. Ci dirà qualcosa di piccante? Piccante? No, vi dirò qualcosa di curioso, della mia vita in gavetta, che è stata lunga. Lunga. E io ho cominciato prestissimo a suonare, a cantare, e quindi sono arrivato al successo che avevo 39 anni. Ero un po' il simbolo di quelli che ancora non ce la facevano a 30 e dicevano: beh, però Iacchetti ce l'ha fatta a 40, quindi abbiamo ancora 10 anni di tempo. Poi hai conosciuto Maurizio, sei arrivato Maurizio. Lì. Maurizio è stato fondamentale. Grazie al cielo mi ha trovato, io l'ho cercato perché ho studiato tanto per arrivare da lui, e poi è arrivata Striscia. La mitica Striscia. Striscia, che era il mio sogno, vedevo tutti in televisione, vicino a Ezio, dicevo: quello sento che è il mio posto. E poi alla fine ci sono arrivato. Ci sei, ci stai, ti vogliamo. Ci sono ancora, da 29 assolutamente. Anni. Assolutamente. Sì. Quindi stasera ci racconterai tutte queste cose. Sì, la gavetta, poi fino al successo di Costanzo, ma sono quasi 2 ore di racconto. Di sì, racconto. Molto carino, molto, almeno per il pubblico è divertente, anche se io un pochino, voglio dire, nel passato qualche situazione è stata abbastanza di sofferenza, ma ho resistito. Ci mancherebbe. Ho resistito. Ci mancherebbe. Tutte le gavette sono dure, tutti hanno le proprie esperienze, io racconto le mie perché la gente adesso, mi conosce dalla TV. Adesso magari è un po' più facile arrivare al successo. Ma guarda, anche se arrivi facilmente devi avere un po' di talento per rimanerci, insomma, perché poi c'è gente che arriva a successo, dopo un anno sparisce. Quindi in questo tu. Io sono in pista da 35 anni. E ancora ti vedremo per molta, speriamo. Cominciare da stasera, sì, assolutamente speriamo. Sì. Grazie davvero. Grazie a te, un bacio a tutti, grazie.